L'Unione Europea condanna fortemente i bombardamenti delle forze siriane oltre il confine turco, che ieri hanno ucciso 5 persone. A parlare il capo della diplomazia europea, Catherine Ashton, dopo che nella serata di ieri la tensione tra Siria e Turchia è salita alle stelle, con rappresaglie e scontri al confine. Nella notte riunione di emergenza della NATO a Bruxelles, che ha richiesto l'immediato stop ad atti di aggressione contro l'alleato turco. I tagli nel bilancio comunitario al fondo di coesione mettono a rischio quanto fatto finora a favore di occupazione e reddito. Lo ha detto il ministro del lavoro Elsa Fornero, che si trova in Lussemburgo per il Consiglio europeo sul lavoro e affari sociali. È essenziale, ha detto la Fornero, assicurare un adeguato sostegno finanziario agli obiettivi della politica di coesione sociale. Il Parlamento europeo vuole salvare l'Erasmus, il programma di scambio tra studenti messo a rischio dalla fine dei fondi europei. La Commissione bilancio, ha reso noto l'europarlamentare italiano Giovanni La Via, ha approvato degli emendamenti per evitare i tagli al programma. Non possiamo pensare, ha detto l'eurodeputato, di metterlo in pericolo. Il livello di sicurezza delle centrali nucleari in Europa può e deve essere aumentato, ma gli impianti vanno bene. Lo ha detto il commissario europeo per l'energia, Günther Oettinger, presentando i risultati degli stress test condotti sulle centrali europee.